SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Un bimbo di 4 anni è morto annegato in una piscina del parco acquatico di Mirabilandia. Mentre si indaga per capire cosa possa essere accaduto, è stata fissata l'autopsia e la procura di Ravenna ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Ancora ignoti i nomi degli indagati, anche se sembra probabile ci sia anche la madre nella lista. Lo scrittore Roberto Saviano ha aperto il Web Marketing Festival a Rimini. Si è scagliato contro la politica migratoria del governo e in particolare contro il ministro Salvini, che ha definito complice dei trafficanti perché fa accordi con la Libia. Incertezza e paura tra i ragazzi impegnati nella seconda prova degli esami di maturità. Nuovi regolamenti e la sfida della prova orale da superare. Non c'è più la vecchia tesina, ma in compenso i maturandi dovranno pescare una busta con gli argomenti da trattare. La sindaca di Imola, Manuela San Giorgi, ha scelto da sola il presidente e i membri del CDA del consorzio Konami. La modalità d'azione è stata uguale a quella adottata già a gennaio, quando la forzatura aveva scattato il ricorso al TAR da parte degli altri sindaci coinvolti e questa volta i primi cittadini hanno abbandonato l'aula al momento della votazione. IEG, la società nata dalla fusione della Fiera di Rimini e Vicenza, ha festeggiato lo sbarco in Piazza Affari chiudendo il primo giorno col segno più. È prevista per il 2023 la fine dei lavori negli spazi espositivi riminesi con quasi 50 milioni di euro per l'allargamento dei padiglioni e la costruzione della cupola più grande d'Europa. Calcio, il Rimini ha presentato la propria iscrizione al campionato di Serie C. I biancorossi del patron Giorgio Grassi continueranno il rapporto con il tecnico Mario Petrone. Intanto il DS Cangini è attivo sul mercato. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Romina Bravetti. Buonasera e benvenuti, bentornati al nostro telegiornale serale. In apertura siamo purtroppo costretti a parlare di una terribile tragedia, quella che ieri è costata la vita ad un bimbo di soli 4 anni all'interno di una piscina nel parco di Mirabilandia. Andiamo allora a vedere la ricostruzione di questa tragedia. Sono le 15.30 di mercoledì a Mira Beach, il parco acquatico di Mirabilandia. Tra i tanti visitatori che si stanno godendo una giornata di relax c'è anche una mamma con il suo bambino, Edoardo, di 4 anni, che sono venuti da Castrocaro per rinfrescarsi tra le piscine e la spiaggia. A un certo punto la mamma perde di vista il bambino, che pochi secondi dopo verrà ritrovato a faccia in giù, immerso nell'acqua della piscina Laguna del Sol. A vederlo per primo è stato un bagnino di salvataggio, spiegano i responsabili del parco, che si è precipitato in suo aiuto trascinandolo fuori dall'acqua e allertando immediatamente i soccorsi. Poco dopo è arrivato il medico di Mirabilandia e poi gli operatori del 118, che dopo aver tentato una prima rianimazione hanno trasportato il bambino in ospedale per mezzo dell'elicottero. Tuttavia non c'è stato nulla da fare. Questi sono i fatti accertati, resta però ancora molto da chiarire sulla dinamica che ha portato alla morte del piccolo Edoardo. Questo è il motivo per cui la zona è stata immediatamente occupata dai carabinieri della compagnia di Cervia assieme al procuratore Capo Mancini, che sta valutando proprio in queste ore se aprire o meno un fascicolo. In questi casi si parla in genere di omicidio colposo. I primi a essere sentiti come testimoni sono stati i genitori e i bagnanti che si trovavano sul posto. Ora un nuovo passo importante sarà la visione delle immagini date dalle telecamere di sorveglianza. Sono ben due quelle che puntano sul luogo della tragedia e si spera possono portare elementi utili per far luce su una morte che ha ancora molti punti interrogativi. E in merito a quanto detto all'interno del servizio è stato proprio aperto un fascicolo per il reato di omicidio colposo, ancora ignoti per il momento gli indagati, ma sentiamo allora le parole del procuratore Mancini. Si dovrà aspettare venerdì, il giorno fissato per l'autopsia, per conoscere le cause della morte del piccolo Edoardo. Nel frattempo la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Ancora ignoti i nomi degli indagati, anche se tra questi uno di loro appare quasi certo. Beh, diciamo che è probabile che vi sia anche la madre, insomma, ecco. Purtroppo, perché la tragedia è una tragedia. E quello che è sicuro è che dovremo farlo
In relazione all'autopsia che verrà eseguita sul cadavere del piccolo, verosimilmente domani, e quindi dovendo coinvolgere in questo atto tutte le persone che dovessero risultare indagate. Assieme all'analisi del corpo del piccolo, fondamentale sarà il filmato dell'accaduto registrato dalle telecamere di sorveglianza. È stato acquisito questo filmato e ora dobbiamo esaminarlo, è già stato esaminato dalla polizia giudiziaria, i carabinieri intervenuti, e quindi vedremo un po' come è accaduto, insomma, ecco, sarà molto importante. In merito a quanto anticipato dal procuratore c'è un aggiornamento, perché infatti la madre del bimbo di 4 anni morto mercoledì in una piscina di Mirabilandia è stata indagata a piede libero per omicidio colposo in cooperazione. La donna è stata sentita inizialmente come testimone, ma la sua audizione è stata interrotta alla luce degli eventuali profili penali che stavano emergendo. È ora difesa dall'avvocato Francesco Furnari. È possibile che in vista dell'autopsia a breve vengano avvisate altre persone già inquadrate dalle indagini della procura. E andiamo a vedere sul nostro TR24, perché è arrivata anche da Mirabilandia una risposta in merito al tragico evento avvenuto ieri. Tutti noi dipendenti, collaboratori e manager di Mirabilandia vogliamo esprimere il nostro profondo dolore e la nostra vicinanza ai genitori e ai parenti per questa gravissima perdita. Lo dice in una nota Riccardo Marcante, direttore generale di Mirabilandia, a seguito della morte del piccolo Edoardo Bassani. Siamo in stretto contatto con la famiglia, che ha il nostro totale supporto, prosegue il comunicato. Sono in corso alcuni accertamenti e non possiamo rilasciare dichiarazioni. Stiamo collaborando con gli inquirenti per contribuire al buon esito delle indagini. Cambiamo argomento, ma rimaniamo sulla cronaca. Immobile a braccia aperte aspettava l'arrivo imminente del treno sul primo binario della stazione di Imola, Bologna. Il tentativo di suicidio è stato sventato da un carabiniere fuori servizio, che ha così salvato un 48enne italiano residente in una comunità per il recupero di persone con disagi fisici e psichici. L'uomo si era allontanato dalla struttura ieri pomeriggio per poi dirigersi in stazione con l'intenzione di farla finita. Il gesto non è però passato in osservato ad un brigadiere dei carabinieri della compagnia di Adria, in provincia di Rovigo, che in quel momento era libero dal servizio. Il militare è sceso velocemente sulla rotaia, lo ha afferrato e trascinato con difficoltà sulla banchina, allontanandolo dai binari con l'aiuto di un civile, un 43enne italiano. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Imola e i sanitari del 118, che dopo aver preso in carico il 48enne lo hanno trasportato in una struttura idonea per ulteriori accertamenti. Aperto invece questa mattina a Rimini il Web Marketing Festival con Roberto Saviano come ospite, il quale si è scagliato contro la politica migratoria del governo e in particolare contro il ministro Matteo Salvini. Sentiamo com'è andata. C'è un ministro che bacia i crocifissi, si dichiara padre, che non sa che un bambino quando muore in mare pronuncia come ultima parola la parola mamma. Ha detto in apertura al Web Marketing Festival di Rimini lo scrittore Roberto Saviano. La sua è stata una ringa contro le fake news sul fenomeno dell'immigrazione. Perché non è vero. Chi parte è disperato. Parte indipendentemente dal sapere che forse qualcuno ti salverà un po'. Nel Mediterraneo non esistono taxi del mare, sarebbe come chiamare taxi un'ambulanza, ha detto, ricordando che dopo la chiusura del progetto di soccorsi Mare Nostrum, i barconi hanno continuato a solcare i mari comunque. L'applauso più grande della folta platea di esperti di comunicazione e marketing, Saviano lo ha ricevuto attaccando il ministro dell'Interno. Quante volte Matteo Salvini dichiara le ONG complici dei trafficanti, ha chiesto lo scrittore. Complice dei trafficanti è lui, perché fa accordi con la Libia. Infermieri, medici, cooperatori che salvano i migranti e che hanno uno stipendio vengono accusati di guadagnare sulla loro pelle. Per me invece dovrebbero guadagnare ancora di più, ha aggiunto. Ma perché devono guadagnare sui calciatori? Ma perché per noi ci sembra normale? Dobbiamo smettere di essere neutrali, Saviano ha così esortato in chiusura il pubblico. Smettere di credere alle balle, non c'è nessuna invasione. Maltrattando o diffamando queste persone, terrorizzando i cittadini italiani, si possa risolvere qualcosa. Non sono queste le strade. Torniamo alla cronaca e parliamo di un maxi sequestro di droga a Rimini. La Guardia di Finanza ha arrestato nel tardo pomeriggio di ieri un uomo e una donna a bordo di un'auto con un carico di oltre 3 kg di hashish. Si tratta di una coppia di napoletani che dovrà rispondere del reato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. I finanzieri impegnati al casello autostradale di Cattolica in un posto di controllo hanno intimato l'alta di una Fiat 500X. Il conducente, alla vista della pattuglia, ha cercato di scappare, ma i militari sono riusciti a bloccare il mezzo. Grazie
grazie poi al fiuto dei due cani antidroga, Ulla e Donny, sotto i tappeti della parte posteriore della vettura, nascosti in un vano, hanno trovato la droga suddivisa in 30 panetti. La sostanza stupefacente era sicuramente destinata ad alimentare il mercato della Riviera Romagnola, dove si stima che sul mercato al dettaglio avrebbe potuto fruttare circa 35.000 euro. Nuovo colpo di scena invece sulle nomine della Konami con la sindaca di Imola, Manuela San Giorgi, che ha nuovamente scelto da sola il presidente del consorzio e i membri della CDA, e le polemiche, come vediamo, si infiammano. Si è ripetuto il copione del muro contro muro sulle nomine del Konami, con la sindaca di Imola, Manuela San Giorgi, che nel corso dell'assemblea in seconda convocazione che si è svolta nel pomeriggio di mercoledì 19 giugno, ha nuovamente scelto da sola il presidente e i nuovi membri del CDA del consorzio di 23 comuni. Una modalità di azione praticamente identica a quella già adottata a gennaio, quando la forzatura della San Giorgi aveva scatenato un ricorso al TAR da parte degli altri sindaci, ricorso che si era concluso con la bocciatura della richiesta di sospensiva e dunque con una vittoria per la sindaca pentastellata. In un video pubblicato su Facebook, Emanuela San Giorgi, accanto al suo vice Patrick Cavina, ha annunciato di aver sbloccato lo stallo relativo al Konami, nominando alla presidenza Andrea Garofalo, che andrà a prendere il posto della dimissionaria Stefania Forte. Del nuovo consiglio di amministrazione faranno parte anche Giulio Cristofori, Francesca Cardelli Nanni, Susanna Caroli e Gianguido Roversi. La sindaca ha anche annunciato l'approvazione del bilancio consultivo 2018, il cui spostamento all'ordine del giorno era stato al centro di ulteriori polemiche in una precedente riunione con i colleghi degli altri comuni. La modalità di azione adottata da San Giorgi non è piaciuta agli altri primi cittadini presenti all'incontro, che hanno abbandonato l'aula al momento della votazione. La strada per il nuovo CDA del Konami sembra dunque tutta in salita, almeno per quello che riguarda la costruzione di un clima sereno di collaborazione. Seconda prova oggi per i ragazzi impegnati negli esami di maturità, quest'anno resi ancora più incerti dai nuovi regolamenti, e intanto sale la tensione per il temutissimo orale. Ogni mio momento io l'ho vissuto un'altra volta. Chissà se avranno ripensato a questi versi di Ungaretti gli studenti impegnati nella maturità, che dopo essersi confrontati con il testo del poeta nella prova scritta si sono ripresentati a scuola per sostenere la seconda prova dell'esame, la cosiddetta multidisciplinare. Studenti che già mercoledì si sono trovati davanti il primo scoglio, quel porto sepolto di Giuseppe Ungaretti messo come prima traccia dello scritto, nonostante in tanti si aspettassero altro. Mi aspettavo uscisse Leopardi, io ero convintissima, invece no, ci hanno fregato. Terminata anche la seconda prova, ora però la vera sfida da superare è quella dell'orale. Non c'è più la vecchia tesina, quella da cui si partiva per l'interrogazione, e gli studenti dovranno pescare una busta con gli argomenti da trattare. Sicuramente l'orale spaventa, e anche perché diciamo con questo nuovo orale non si sa ancora bene cosa aspettarsi. Le nuove modalità d'esame che nessuno conosce, e niente, la cosa della busta poi fa veramente paura, speriamo vero. Ho paura di andare in panico davanti ai professori o di non ricordarmi tutti i programmi, tutte le cose che abbiamo fatto. Manca quindi solo un ultimo passo prima di poter gettare i libri in aria e godersi i frutti del proprio lavoro. Ci si sente sempre più vicini all'estate, alla libertà, e quindi sono contenta, non vedo l'ora di dare l'orale e poi basta. IEG, la società che gestisce le fiere di Rimini e Vicenza, è sbarcata ieri a Piazza Affari. Andiamo allora al Club Nautico di Rimini per la presentazione di questa operazione. È un cambio di impostazione che si vuole e si spera di poter dare all'azienda, che ci deve portare a inseguire obiettivi di innovazione, trasformazione, sviluppo, crescita, internazionalizzazione. Oltre 159 milioni di euro di fatturato, 19,9 milioni raccolti nel collocamento, primo giorno di quotazione chiuso con il segno più. IEG, la società nata dalla fusione delle fiere di Rimini e Vicenza, festeggia lo sbarco a Piazza Affari, che consolida un imponente percorso di crescita. Ma non finisce qui. Nel 2023 si prevede la fine dei lavori negli spazi espositivi riminesi, con investimenti per quasi 50 milioni di euro per l'allargamento dei padiglioni e la costruzione della cupola più grande d'Europa. Questo sbarco in borsa era stato tentato anche a dicembre. Come sono cambiate le condizioni del mercato che vi hanno spinto a questo grande passo? Allora, sono cambiate sicuramente le condizioni di mercato, ma ci siamo proposti al mercato anche con nuovi numeri. A dicembre noi avevamo i numeri ovviamente della chiusura dell'anno 2018, molto positivo, così come è stato molto positivo il primo trimestre del 2019.
Ecco, solo pochissime società si sono quotate in borsa nel 2019, anche questo è un vanto per voi. Certo, parliamo ovviamente di MTA, di mercato telematico, quindi il listino principale, due IPO, noi e prima di noi Nexi in aprile, quattro in totale perché altre due erano approdate da altri listini. Ecco, già molto bene il collocamento, oltre 19,9 milioni raccolti, ci saranno ripercussioni anche per quanto riguarda il pagamento del mutuo per la costruzione del Palace. Ecco, questo è un vantaggio che va a favore del nostro azionista di riferimento, Rimini Congressi, che con questa vendita, con questa operazione quasi dimezza il suo debito. Disagio sociale, povertà, ma anche università e cultura. La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna continua a finanziare i progetti del territorio. Vediamo quali col nostro servizio. Continua a crescere l'impegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna a favore dei progetti sociali, sanitari e culturali del territorio. Nel 2018 ne sono stati finanziati 222 per un valore totale di oltre 3 milioni di euro. Il bilancio di esercizio dello scorso anno chiude con un buon avanzo, migliore di quello degli anni precedenti. Intanto la Fondazione guarda avanti con progetti sull'insegnamento universitario e in vista delle celebrazioni del 7° centenario della morte di Dante. Il bilancio si è chiuso con un avanzo importante in crescita rispetto a quello dell'anno precedente, e un bilancio quindi che ci ha un avanzo importante che ci ha consentito di poter fare quella che poi è la nostra funzione sul territorio, quindi lavorare su dei progetti che ci aiutano a sviluppare tutto il nostro territorio e che ci ha consentito quindi di poter elargire oltre 3 milioni di euro, per l'esattezza 3 milioni 300 e qualcosa. Cifra importante, cifra che noi abbiamo diviso fra quelli che sono i settori predominanti più importanti, che sono quelli della cultura, quella dell'arte, quello della, ma soprattutto direi, e questo mi piace sottolinearlo, e abbiamo di queste erogazioni il 52% hanno riguardato il sociale. Tanti ragazzi hanno partecipato a Ravenna al GREST 2019, la consueta kermesse che ogni anno va in scena nel mese di giugno. Sentiamo allora le interviste che abbiamo raccolto. Terminano le scuole, i genitori lavorano, le famiglie spesso non riescono a seguire i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine. Ecco che allora viene fuori quel tessuto bello del volontariato, delle comunità parrocchiali, delle parrocchie ravennati, che si occupano assieme agli animatori dei ragazzi, in uno spirito molto bello che è quello dell'educazione, del gioco, ma anche del rispetto delle regole, del rispetto dell'altro. Sono ormai quasi 30 anni appunto che le parrocchie hanno iniziato ad andare incontro a questo bisogno, che è un bisogno delle famiglie, d'altro lato è anche una grande occasione per noi per continuare un percorso che di solito si fa durante l'anno con i gruppi dei bambini, dei ragazzi, degli adolescenti, ma è anche un'occasione, mi sembra di capire, soprattutto per muovere gli animatori, questi ragazzi che sono poco più che adolescenti, che però si prendono cura di quelli più piccoli e li seguono, li aiutano, iniziando così quel cammino per diventare a loro volta responsabili della formazione. Andiamo ora a Rimini a vedere la mostra dello scultore Gio Urbinati dal titolo Castelli di carta, che è nata da un viaggio in Bosnia compiuto dall'artista. Inaugura oggi la Galleria Arte Media di Rimini la mostra di Gio Urbinati, e allora parliamo direttamente con l'artista. Qual è la sua fonte di ispirazione e da dove è partito per realizzare queste opere? È stato un viaggio che ho fatto a Sarajevo, quando sono andato a trovare mio figlio dove studiava, e niente, ho visto, percorrendo la Slavonski Brod, che da Zagabria a Vila Sarajevo, 280 km di strada, ho visto tutte le distruzioni della guerra. Per esempio, non so, c'erano delle case con i balconi non senza l'inferriata, senza la protezione, e si capiva che erano agibili solamente perché c'erano tavoli, sedie, e quindi la gente li adoperava. E questa miseria mi ha coinvolto emotivamente nel fare queste cose. Come descriveresti il lavoro di Gio Urbinati? Sembra quasi un grande omaggio all'arte contemporanea degli anni 40 e 50, con un elemento di fiata e un elemento di poesia invece realistica o neorealistica.
Torniamo ora alla cronaca e all'attualità con le nostre notizie in breve. Emilia Romagna, i sindacati Filcams, CGL, Fisascat, CIS e Will Tux chiedono chiarimenti a Conad in vista dell'acquisto dei punti vendita della catena Auchan. Le associazioni premono sulla continuità aziendale, occorre evitare la dispersione dei volumi di ricavi, dicono. Forlì, 8 anni e 4 mesi di carcere per vari reati, tra cui associazione a delinquere finalizzata alla truffa, è quanto dovrà scontare un 66enne residente a Predappio. L'uomo e i suoi complici avrebbero aperto aziende fantasma per acquistare prodotti che poi non venivano pagati. Bologna, è tornata l'acqua nella fontana al centro del Parco della Montagnola, tra le opere più note di Diego Sarti. I lavori di restauro si sono conclusi con interventi per rendere impermeabile la vasca e realizzare un nuovo impianto di ricircolo dell'acqua. Faenza, Flixbus inaugurano nuova fermata in città collegando la 7 destinazioni in Emilia Romagna e Lombardia. Tra queste ci sono anche gli aeroporti di Linate e Orio al Serio. La linea ora a Fulvio Zappatore per il TG Sport. Grazie Romina, buonasera a tutti. Oggi iniziamo parlando di calcio con il Rimini che dopo essersi salvato sul campo parteciperà al prossimo campionato di Serie C. La notizia non era del tutto scontata, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni del patron del Rimini, Giorgio Grassi, che nel frattempo è passato da presidente ad amministratore delegato. Vediamo in servizio. Il pacchetto delle formazioni romagnole che taglierà il via nel prossimo torneo di Serie C sarà composto dal super confermato Ravenna dopo la cavalcata straordinaria interrotta solo ai playoff, il neopromosso Cesena, l'Imolese in cerca dell'adeguamento dello stadio e a completare il poker il Rimini. L'annuncio dell'iscrizione al campionato 2019-2020 del club di Piazzale del Popolo lo ha dato il patron Giorgio Grassi al Corriere Romagna dopo l'invio della prima documentazione relativa ai termini infrastrutturali avvenuta sabato scorso. Fatto non scontato a seguito della conferenza Fiume tenutasi il 3 giugno dove si paventava la possibilità della mancata partecipazione alla terza serie se non fossero arrivati nuovi soci per aumentare la solidità del club. Timidi interessamenti per innesti societari ci sono e nei prossimi mesi chissà, forse qualche imprenditore della Riviera potrebbe aiutare Grassi come da lui auspicato negli ultimi 4 anni da quando è arrivato al timone dei biancorossi. Intanto la conferma dell'allenatore Mario Petrone dopo l'incontro col DS Cangini è scontata e ora il focus si concentrerà sui 14 contratti biennali da risolvere. Solo allora si parlerà di nuovi arrivi che prenderanno parte al ritiro a Sant'Agata Feltra nella seconda metà di luglio, anche se le ultime ore di Radiomercato parlano di Daniele Ferri Marini, conteso con Arezzo, Provercelli e San Benedettese. Una notizia di calciomercato dal nostro portale tr24.it. L'estate del Ravenna prosegue con un altro rinnovo, quello di Salvatore Papa. Il centrocampista classe 90, primo acquisto della stagione 2017-2018, ha infatti firmato per altre 2 stagioni con il Ravenna. Ho sempre detto che la mia priorità era quella di rimanere qui, ha spiegato Papa. L'obiettivo era anche quello della società e così abbiamo trovato un accordo. Pensando all'anno prossimo, l'augurio è quello di ripetere quanto di buono fatto in questo campionato. Sappiamo che non sarà facile, ma ci faremo trovare preparati. Chiudiamo con una notizia che riguarda il softball. La Poderi dal Nespoli termina alla grande la regular season ottenendo un'altra doppietta, quella ottenuta ai danni di Saronno. Forlì chiude così al secondo posto e nella semifinale scudetto dovrà vedersela con Bollate. Ci troviamo con Elisa Gripagno, seconda base del softball Forlì, al termine di 2 incontri difficili con Saronno. 2 vittorie fantastiche e coronare un bellissimo campionato. Com'è andata gara 1? Gara 1 è andata bene, siamo partite subito bene in attacco, abbiamo accumulato punti nel corso di tutta la partita e abbiamo subito un solo punto all'ultimo inning, ma siamo riusciti comunque a chiudere subito. Gara 2 invece? Gara 2 lo stesso è andata bene, si è decisa tutta su un episodio al secondo inning con un paio di valide consecutive e un errore della difesa. Dopo queste 2 vittorie sicuro il secondo posto in classifica. Cosa significa per la vostra formazione in vista dei playoff? Per noi significa molto perché sapevamo già comunque che ci saremmo dovute scontrare con il Bollate in semifinale, ma l'obiettivo di oggi era
proprio mantenere la seconda posizione in modo tale da giocarcela al meglio sul fattore campo. Oltre ai playoff vi aspetto un altro appuntamento importante ad agosto. Sì, la Coppa delle Coppe a Praga, non è la prima volta che giochiamo questo torneo e comunque noi puntiamo in alto e ci prepareremo al meglio durante tutta l'estate per questa competizione. Bene, è tutto per questa sera, grazie per averci seguito, linea che torna a Romina Bravetti. Grazie Fulvio, noi proseguiamo andando a vedere insieme le previsioni meteo per domani. Buonasera a tutti i telespettatori di Tele24 e Teleromagna da Andrea Raggini. La giornata di venerdì risulterà sempre stabile e soleggiata su tutto il nostro territorio regionale. L'alta pressione infatti porterà cieli sereni o poco nuvolosi, maggiore nuvolosità nel corso del pomeriggio sulle medie occidentali e sull'Appennino, ma senza addensamenti di rilievo. Le temperature si manterranno sempre su valori pienamente estivi e le minime comprese tra 19 più 23 gradi, quelle massime tra 28 e più 34 gradi, con qualche punta di 35 gradi sull'Emilia centrale. Attenzione alla giornata di sabato, perché l'arrivo di aria leggermente fresca in quota potrebbe determinare la formazione di veloci ma intensi temporali dapprima in Emilia, poi in Romagna entro la serata. Rovesci molto veloci che porteranno un calo di 1-2 gradi, ma già domenica il sole tornerà a splendere ovunque. Per questo appuntamento è tutto, auguro a tutti voi una buona serata. Passare invece al riepilogo con i titoli di questa edizione. Un bimbo di 4 anni è morto annegato in una piscina del parco acquatico di Mirabilandia. Mentre si indaga per capire cosa possa essere accaduto, è stata fissata l'autopsia e la procura di Ravenna ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Ancora ignoti i nomi degli indagati, anche se sembra probabile ci sia anche la madre nella lista. Lo scrittore Roberto Saviano ha aperto il Web Marketing Festival a Rimini. Si è scagliato contro la politica migratoria del governo e in particolare contro il ministro Salvini, che ha definito complice dei trafficanti perché fa accordi con la Libia. Incertezza e paura tra i ragazzi impegnati nella seconda prova degli esami di maturità. Nuovi regolamenti e la sfida della prova orale da superare. Non c'è più la vecchia tesina, ma in compenso i maturandi dovranno pescare una busta con gli argomenti da trattare. La sindaca di Imola, Manuela San Giorgi, ha scelto da sola il presidente e i membri del CDA del consorzio Konami. La modalità d'azione è stata uguale a quella adottata già a gennaio, quando la forzatura aveva scattato il ricorso al TAR da parte degli altri sindaci coinvolti, e questa volta i primi cittadini hanno abbandonato l'aula al momento della votazione. IEG, la società nata dalla fusione della Fiera di Rimini e Vicenza, ha festeggiato lo sbarco in Piazza Affari, chiudendo il primo giorno col segno più. È prevista per il 2023 la fine dei lavori negli spazi espositivi riminesi, con quasi 50 milioni di euro per l'allargamento dei padiglioni e la costruzione della cupola più grande d'Europa. Calcio, il Rimini ha presentato la propria iscrizione al campionato di Serie C. I biancorossi del patron Giorgio Grassi continueranno il rapporto con il tecnico Mario Petrone. Intanto il DS Cangini è attivo sul mercato. E per questa edizione del nostro telegiornale serale è proprio tutto, non mi resta quindi che ringraziarvi per la cortese attenzione, augurarvi un buon proseguimento di serata e darvi l'appuntamento a domani per una nuova edizione del nostro telegiornale. Arrivederci. Infotech, il partner HP Romagna. SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.